Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea, operativi come sempre. Siamo tornati con questo nuovo intervento, ragazzi, intervento dedicato alle pagelle di Rossoblù in relazione alla partita di ieri sera Cagliari-Roma 0-1. Perché faccio le pagelle? Perché quando il Cagliari gioca veramente, ha anche senso fare le pagelle e quindi dare un giudizio singolo appunto ai vari giocatori. Iniziamo subito da Cragno, a cui dato 6. 6 perché? Perché non ha assolutamente nessuna responsabilità sul gol di Under, compie delle buone uscite sia nel primo che nel secondo tempo, quindi direi che il 6 è assolutamente meritato, perché per certi aspetti ieri è stato anche uno spettatore non pagante. Faragò 6 più. 6 più perché? Perché comunque la prova da terzino in questa difesa a 4 a me personalmente ha soddisfatto molto, soprattutto perché è riuscito a fare entrambe le fasi molto bene, sia quella difensiva che quella offensiva. Ha peccato sicuramente molto per quanto riguarda i cross che non sono venuti bene, perché ovviamente avendo Pavoletti in area di rigore bisogna crossare bene e Faragò da questo punto di vista ha peccato, però la prestazione dal mio punto di vista è assolutamente positiva. Andiamo a Cepitelli, a cui dato 6 più. Sei più anche a Cepitelli perché? Perché ha fatto una buona partita, soprattutto è riuscito a disinnescare Edin Dzeko, l'attaccante bosniaco che non è assolutamente facile da marcare. Secondo me Cepitelli ha fatto un'ottima partita da questo punto di vista. Buona partita anche da parte di Andreolli, a cui dato 6. 6 e non 6 più perché qualche errore secondo me di troppo c'è stato, soprattutto in fase di impostazione, specialmente nel primo tempo, ma nel complesso la prestazione di Marco mi è piaciuta. Lico Giannis 5,5. 5,5 perché? Perché ha alternato cose buone a cose meno buone. Le cose buone le ho viste là davanti, anche se comunque delle volte è risultato un po' impreciso, e anche sul piano dei cross anche lui ha sbagliato, ma sicuramente sul piano difensivo l'ho visto un po' incerto, specialmente nel primo tempo, perché è vero che ha salvato un gol praticamente immolandosi sulla conclusione di Under, che ha evitato in quel momento il vantaggio della Roma, ma proprio sul vantaggio della Roma, sempre di Under, secondo me ha avuto un atteggiamento difensivo non esattamente ottimale. Oltre a questo, altre ingenuità compiute nel primo tempo, penso ad esempio alla munizione rimediata appunto per una trattenuta di Nainggolan su Nainggolan dopo che appunto ha sbagliato uno stop molto semplice. Insomma, quindi ci sono stati degli errori che mi portano quindi a pensare che il 5,5 sia il voto migliore per Lico Giannis. Andiamo poi al reparto di centrocampo, dove ho dato 5,5 a Padoin. Padoin 5,5 perché corsa, impegno, tutto quello che volete, ma troppi errori da un punto di vista tecnico. La qualità appunto delle giocate pecca Simone, ma questo lo dico praticamente da sempre. Sul piano della corsa di impegno non gli si può dire nulla, ma sul piano tecnico purtroppo manca proprio da questo aspetto. Andiamo poi ad Han, ovviamente, che è entrato al posto di Padoin, ma non ho dato nessun voto al nordcoreano perché pochi minuti per lui, quindi non valutabile. Deiola, 6 più. 6 più a Deiola perché ha fatto una buonissima partita. Mi ha sorpreso tantissimo Deiola, ha fatto una partita di quantità e anche di qualità per certi aspetti. Sicuramente qualche giocata dal punto di vista tecnico l'ha sbagliata, però se penso ad esempio anche ai tiri e alla conclusione appunto effettuati dalla distanza, i due tiri di sinistro che veramente sono usciti di poco, e anche all'altro giocate, penso che questo Deiola sicuramente ha fatto una gran partita e merita sicuramente delle chance in questi ultimi 180 minuti, che sicuramente saranno decisivi per il Cagliari, soprattutto perché ci ha messo cuore, grinta, quello che veramente serve in questo momento al Cagliari. Andiamo poi a Barella, che secondo me è il migliore in campo per quanto riguarda il Cagliari. 6,5 perché? Perché ho rivisto il vero Barella, un Barella che sicuramente è stato bravo sia in fase appunto di interdizione ma anche in fase di regia, perché alla fine comunque qualcuno che dovesse ricoprire sostanzialmente il ruolo di Cicarini che mancava ci doveva essere. Quello era sicuramente Barella, che l'ho visto positivo da questo punto di vista, quindi per me il 6,5 è assolutamente meritato per Niccolò. Ionita 6, voto 6 per quale motivo? Perché comunque dal punto di vista tecnico qualche errore c'è stato, ma ci ha messo veramente tutto, ci ha messo tutto quello che aveva e secondo me la sua efficienza è assolutamente meritata. Al suo posto Kossu, a cui non ho dato nessun voto. Farias 5 più. Ragazzi, il 5 sicuramente è dettato dall'errore clamoroso davanti a Alisson. Purtroppo quell'errore pesa veramente come un macigno e non potevo non giudicarlo negativamente. Il più, se vogliamo, è frutto di una prestazione che in realtà è stata anche positiva, perché per me Farias, tolto quell'errore pesante, è stato uno dei migliori in campo, perché l'atteggiamento fin dal primo secondo del brasiliano è stato positivo, assolutamente positivo, ha rincorso, ha fatto, cioè veramente è stato un Farias che non lo vedevo così da tanto tempo. Purtroppo quell'errore non potevo non giudicarlo negativamente, quindi 5 più. Al suo posto è stato Sau, a cui ho dato 5,5.
Anche in questo caso Sao non è che abbia inciso tantissimo, però ha avuto sui piedi un'altra occasione clamorosa, forse più difficile rispetto a quella di Farias, ma comunque clamorosa. L'ha sbagliata e per questo motivo purtroppo devo punirlo con un 5,5. Pavoletti 5,5, anche Pavoletti 5,5 per quanto mi riguarda, perché si è sbattuto, si è impegnato, pochi palloni giocabili appunto per quanto riguarda Pavoletti. Però ovviamente se devo andarlo a valutare nel concreto, in quello che ha fatto, sì, tante sponde, ma purtroppo manca nella fase realizzativa, dove purtroppo non ha avuto dei palloni giocabili e anche in qualche stop, in qualche giocata di piede non ottimale. Questo è il mio giudizio su Pavoletti. Terminiamo infine con Lopez, a cui ho dato un 6 meno. Perché 6 meno? 6 sicuramente se lo sarebbe meritato tutto il nostro mister per la partita ieri, preparata dal mio punto di vista bene, sia sul piano ovviamente tecnico-tattico e sul piano motivazionale. Il meno è proprio questo, frutto del fatto perché ieri e non prima questo tipo di atteggiamento. Perché Lopez? Perché? Concludo quindi semplicemente con queste le mie pagelle. Fatemi sapere ovviamente le vostre valutazioni personali sui giocatori nella partita di ieri Cagliari-Roma. Fatemelo sapere commentando qui sotto il video. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti ovviamente, forza, casta a tutti. Ciao ciao!